Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa imballatrice fasciatrice della Deutz, la Compact Master. È uscita un po' di tempo fa su Modonser, ho visto che aveva parecchi download, quindi quando vedo che la roba viene scaricata abbastanza ci do sempre un'occhiata. E ho deciso di presentarvela perché comunque è un buon attrezzo, un buon macchinario, non ha problemi, è carina da usare. Avevo visto che c'era la Lely, quella lì rossa, che fasciava in automatico, però non l'ho mai provata e adesso ho dato un'occhiata a questa. Come modello, sono sincero, non ho mai vista una nella realtà, qui da me non so neanche se le usano, quindi non so dirvi se è fedele. Comunque presumo proprio di sì, anche vedendo un po' di foto in internet. È come forma, vedete, è un po' goffa, vedete, perché è larga, perché ha il meccanismo di fasciatura dentro, quindi ha i rulli e i nastri e tutto quanto. Come funzioni particolari, non ne ha, solo la possibilità, vabbè, di accenderla, di abbassare il pick-up. I nastri, il nastro non si cambia, non ha nessuna possibilità. Dopo comunque faremo una prova in campo. E niente, ho provato ad imballare scusate, paglia, erba e tutto quanto. Ho provato a buttarlo dentro nel carro miscelatore e dà sempre fieno, quindi non dà insilato come l'altra, come quella, la fasciatrice, la McHale, quella che fasciava le quadre. Adesso non so, magari questa sarà una prima versione, non so se verrà fissata, quindi tenetela un po' d'occhio, dateci un'occhiata, oppure per magari i più abili e dateci una fissata voi, che tanto è una cavolata. E niente, adesso andremo un attimo in campo a provarla, così vediamo insieme come lavora. Allora, con il tasto V abbassate il pick-up. Eccolo qua. Con il tasto B accendete. Il pick-up animato e tutti i rulli dentro. Eccoli qua. Come vedete si riempie parecchio alle svelte. Adesso con il tasto X potete far svuotare la balla. Eccolo qua. Vedete che c'è il meccanismo dei nastri che gira e la fasciano. Molto carino. Adesso qui alla fine vedete che salgono i coltelli per tagliare il nastro. Eccoli qua. Tac, a posto. Come avete visto è tutta animata, c'ha qui la guida dei due nastri che gira, i rulli e tutto. Quindi come animazioni e funzioni è molto completa. Adesso quando la balla è così, voi rischiacciate X un'altra volta per chiudere il retro, e si riattiva, vi sgancia la balla e si richiude. Eccolo qua. Scusate se ho un po' imballato alla cazzo, ma allora, il discorso balle, vi dico già che sono, diciamo, tutte un rigid body, quindi non si possono infilare con le forche, dovete prendere le pinze. Io comunque in descrizione del video vi lascerò il link di queste qua, così potete usarle. Adesso andremo a caricarle. E so già che mi chiederete questo Deus, ma è privato, quindi abbiate pazienza. Io ne ho già buttata dentro una, vedete che mi dà il fieno.
E te pareva, vabbè cazzo, scusate, il bello della diretta. Ancora, scusate che non so se sono le forche o è il caricatore qua di sto Deus che rompe un po' le scatole. Qua. Ecco, come vedete gira il fieno, vedete il rapporto di mescolanza del carro è fino a 100%, quindi ci dà, pensavo d'asse insilato, ma non, niente da fare. E niente, basta che imballate paglia o erba, vi dà sempre la stessa cosa. E quindi niente, io mi sembra di aver detto tutto, non mi sembra di aver dimenticato niente, se ho tralasciato qualche funzione o qualche qualcosa, ditemelo pure. Vi lascio il link in descrizione, vi lascio anche quello delle forche, e ditemi se magari rompe le scatole come appena fatto, che magari è il caricatore che è un po' slozzo. E niente, dai, vi lascio, vi ringrazio, spero vi sia piaciuta la presentazione e ci vediamo presto nei prossimi video. Ciao ciao!